L'avete votata in tantissimi ragazzi, la nuova Inter di Luciano Spalletti. Nuovo episodio della serie Calciomercato FIFA 18, la squadra Inter punta sui giovani. Ecco, non proprio tutti i giovani, però la gran parte con Sabatini lo sarà. E allora ragazzi, partiamo subito in questa nuova avventura che potrà essere in due episodi o magari potrebbe anche esserlo in tre, e vi annuncio già che potete commentare qui sotto quali altre squadre volete vedere in questa serie di calciomercato FIFA 18. Potrebbe essere la Roma, il Liverpool, il Barça, il Paris Saint-Germain. Quella che volete scrivetemela qui sotto. Intanto andiamo a scegliere il campionato, il torneo amichevole per questa prestagione. Scegliamo questo, in ogni caso non è un problema quale scegliere. Il momento è veramente importantissimo perché qui c'è il calciomercato che conta. E allora, questi sono i giovani. Naturalmente questa è la seconda stagione ragazzi, quindi qua parto dal calciomercato di luglio 2017, quindi siamo appunto a un mese di distanza, tra poco siamo a luglio. E arriva Daniele Padelli. Daniele Padelli che è un giocatore che attualmente sarà il nuovo secondo portiere dell'Inter e che ho comprato con il precontratto a zero dal Toro, come sta succedendo naturalmente anche nella realtà. E allora a questo punto andrei subito a cercare un giocatore che appunto l'Inter sta tentando di acquistare con Spalletti e Sabatini. Il giocatore in questione è un terzino sinistro di nome Dalbert, un terzino sinistro brasiliano che attualmente gioca nel Nizza e che appunto in Nizza desidera vendere per 15-20 milioni. Anche qui in FIFA non dovrebbe discostarsi tanto la cifra. Oltre a lui vorrei andare a prendere altri giocatori, ho una lista incredibile, ma il primo è Danilo. Vorrei prima di tutto mettere a posto sia la fascia di sinistra sia la fascia di destra, con tra l'altro anche due brasiliani. Chiediamo informazioni per tutti e due, sia per Danilo sia per Dalbert. Oltre a loro due, direi che posso andare a cercare un altro difensore. Sempre sulla difesa, andiamo però con un centrale, con Diakabi. Diakabi che è entrato nelle mire dell'Inter, giocatore che ha giocato con il Lione sia in Champions League sia in Europa League. Molto 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 forte, giovane e interessante. E questi sono i tre giocatori che potrebbero far parte dell'Inter reale, naturalmente. Qua, questa serie, non è i giocatori che desidero avere io nell'Inter, sono i giocatori che potrebbe acquistare Spalletti in questa Inter del 2017/2018. Questi sono i giocatori che sono rientrati dai prestiti, naturalmente non vi ho fatto vedere quali sono in vendita, sono gli stessi che ho messo con l'Inter di Conte. E qua togliamo Ansaldi e andiamo a questo punto a mettere qualcun altro qua in panchina, dove lo mettiamo al posto di Santon con Nagatomo sulla sinistra, che sicuramente sarà in vendita e potrà essere venduto a qualche squadra, secondo me, o di Serie A o comunque in giro per l'Europa. E allora, Inter contro Tottenham, prima partita amichevole del Trofeo dei Campioni, vinta 4-1 per l'Inter, tanta tanta roba con questo modulo 4-2-3-1, ci troviamo lì su con questo campione, con questo torneo. E intanto la Fiorentina vuole Jovetic, un'offerta che secondo me è molto reale, perché la Fiorentina potrebbe anche tra l'altro acquistarlo Jovetic, e l'Atalanta anche qua molto reale con Caprari. Proviamo con 7,5, 25 per Jovetic che non ve l'ho detto, e con Dogbia al Saint-Étienne, anche qua lo vedo molto reale, potrebbe esserci un'offerta del Saint-Étienne per lui. 13 milioni purtroppo in FIFA lo sapete benissimo, con Dogbia è stato veramente massacrato. Nella realtà poi ci sono le battute degli autogol dove dicono l'Inter deve pagare per venderlo, anche in FIFA praticamente è così. Qua c'è l'Hull City che vuole Bardi che è rientrato dal prestito, io proverei con 9,5 milioni, chissà che magari riusciamo a guadagnare un bel cifrotto da lui e sarebbe veramente ottimo.
9 milioni e mezzo per Condobbia sono davvero pochi, ragazzi. Quindi io a questo punto alzerei la posta. Direi che questo episodio non avrà tantissimi acquisti. Il secondo sarà ricchissimo di acquisti, mentre questo primo tenterò di sfoltire per lo più la rosa, in modo da gestire quanti milioni posso avere per il mercato effettivo di questa nuova Inter. Se vi piace tra l'altro l'episodio, lasciate un bel like, mi raccomando. Due gol da due italiani, sia da Candreva sia da Gagliardini. Siamo primi in classifica nel torneo. E allora andiamo a simulare gli allenamenti, facciamoli crescere questi giovani con un Pinamonti che sale, stavo dicendo, con un Pinamonti che è davvero forte. E in più sale al 68. Pinamonti che vi posso anticipare molto vicino ad un prestito al Parma. Potrebbe essere molto molto interessante, con un Parma che è appena tornato in Serie B. 7 milioni per Caprari, proviamo ad alzare la posta, vediamo se l'Atalanta accetta. E qui ci sono i ritorni di Ansaldi e Nagatomo con i loro gialli. Comunque qua il Saint-Étienne invece si tira indietro, purtroppo è troppo alta la cifra. Ecco qua Nagatomo che ha una squalifica, mentre torna Ansaldi. E allora a questo punto facciamo lo scambio invertito rispetto al precedente. Partita contro il Jeju. Fantastico, il Jeju United. Cioè, chi non vorrebbe giocare contro il Jeju United? E vinciamo appena 1-0. E così vinciamo tutte le partite. Però occhio perché c'è il Bayern. Allora, andiamo a vedere. Vuole appena 10 milioni, ragazzi. Appena 10 milioni il Real Madrid per Danilo. E allora contattiamolo subito, assolutamente. Una cifra compresa tra 12 milioni e 8 e 15 milioni e 2. Chissà che magari inserendo una contropartita possiamo acquistare il giocatore. Tra l'altro il Real, che penso non sia interessato a quasi nessun nostro giocatore a parte Icardi, direi che è un po' dura, e potrei anche azzardare di andare ad acquistare Danilo soltanto cash. Sì, direi che è l'ideale, anche perché non costa tantissimo. Proviamo a buttar lì 15 milioni per un 79, che comunque all'82 ci dovrebbe arrivare. Eccolo qui, Caprari venduto all'Atalanta. Ottimo guadagno. E anche Bardi venduto per 9,5. Quindi 7 milioni arrivano da Caprari, 9,5 arrivano da Bardi. Poi vabbè, al netto vediamo quanti sono. E c'è un'offerta della Samp per il prestito di Gabriel. Samp che si trova senza Schick. E quindi a questo punto, ragazzi, io vi dico la verità, un'avventura di Gabriel in prestito alla Samp ci sta di brutto. Samp che ha anche tra l'altro alcuni giocatori che ci risultano veramente interessanti appunto nella realtà. Quindi magari nel secondo episodio scoprirete chi acquisterò dalla Samp. E quindi ci sta alla grande. Jovetic ce lo vuole la Roma, sempre 25 milioni la nostra richiesta. E Longo vuole giocare, ma ragazzi non posso far giocare Longo contro il Bayern. Simuliamo anche questa partita del trofeo dei campioni e verifichiamo a questo punto 2-1, una vittoria insperata anche contro il Bayern Monaco. Quindi ragazzi, mi raccomando, mettete un bel mi piace se vi piace l'episodio, ricordatevi di iscrivervi al canale e di suggerirmi qui sotto le prossime squadre per i prossimi episodi. Naturalmente ci sarà il secondo, che sarà il sesto di questa serie, e poi altre squadre. Allora, andiamo qua a cercare altri giocatori. Ragazzi, voglio cercare un pupillo di Spalletti, Rudiger, Antonio Rudiger, che potrebbe rimanere alla Roma. Non vado a prendere Manolas perché ha appena rinnovato, ma ragazzi, Rudiger potrebbe essere l'unico, secondo me, papabile, perché anche Strootman costa tantissimo, una clausola da 45 milioni. Qui ci proviamo con 2 milioni più Gary Medel. E potrebbe essere il nuovo titolare insieme a Miranda, visto che Murillo l'ho messo in vendita. Eccolo qua il Real che accetta per Danilo la nostra offerta. Danilo che ha anche uno stipendio molto caro, però potrebbe essere appunto il nostro nuovo titolare. Anzi, lo sarà sicuramente il nostro nuovo titolare per la fascia di destra.
7,5 guadagniamo per Bardi, 5,5 da tra l'altro si è infortunato qua Miranda. Dicevo 5,5 li guadagniamo da Caprari e quindi abbiamo fatto un bel guadagno. E allora, offerte di mercato, andiamo a verificare. C'è Bakayoko che possiamo venderlo al Trapani, a questo punto potrei riuscire a guadagnare qualcosina in più, 550.000 la nostra richiesta per la vendita. E attenzione, qua proviamo con 6,5 e se riusciamo a vendere anche Juan Jesus, che tra l'altro è rinnovato alla Roma, tanto di cappello. E allora, c'è la finale contro il Siviglia, l'offerta di Stema Jovetic dalla Roma è di 21,5, proviamo con 22,5, se accettano abbiamo un gran guadagno anche per Jovetic, che il Siviglia si è tirato indietro, nella realtà non vuole riscattarlo. E allora, togliamo Miranda, andiamo a mettere un altro difensore che non abbiamo al momento, andiamo a mettere Andreolli e a questo punto inserirei Padelli come secondo portiere al posto di un Carrizo che sicuramente se ne andrà magari in Argentina, nella realtà appunto. Simuliamo questa partita, simuliamo questa finale contro il Siviglia, se vinciamo benissimo, se non vinciamo va bene lo stesso, abbiamo guadagnato tanto. Eh sì, abbiamo vinto, ma alla grande abbiamo vinto, 3-0 contro il Siviglia. Allora, vendiamo anche Juan Jesus e sono interessati più vogliono Medel più 22 milioni. Quanto lo valutano Rudiger? Cioè, lo valutano praticamente 45 milioni? Vabbè, 7 più Medel, ci proviamo. Intanto vediamo quanto vogliono per DHB e per Dalbert. 7 milioni per DHB sono veramente un'ottima cifra, una cifra che fa per noi il Lione, nella realtà ne vuole almeno 25 e quindi ecco, potrebbe essere difficile forse prendere sia Rudiger che DHB, però noi ci proviamo in questa carriera allenatore. Poi 79 tra l'altro per Dalbert, quindi un bel terzino sinistro di 23 anni che cresce anche tanto con gli aggiornamenti. E a questo punto potrei inserire anche qui una contropartita per arrivare a lui. Con Ndombele lo vedo bene al Nizza e metterei con Ndombele più 3 milioni. Avanzerei l'offerta e verifichiamo se riusciamo a prendere, oltre al nostro terzino destro nuovo che è Danilo, anche loro. Offerta per il trasferimento di Radu alla Salernitana, accettiamo senz'altro, così lo facciamo crescere, questo bravo portiere. E arrivano 4 milioni dalla vincita di questo torneo amichevole. Fantastico, tanti 9 milioni per questa Inter. Trapani che aumenta l'offerta per Bakayoko e quindi andiamo avanti e avanziamo questa offerta che potrebbe risultare redditizia anch'essa. E allora accettiamo l'offerta per Danilo, nuovo terzino destro per l'Inter. E tu maledetto con l'aeroplano devi andartene a fare... vabbè ragazzi, scusatevi però, ogni tanto mi vengono questi schizzi. E allora 22,5 milioni, accetta la Roma, guadagniamo anche qua. Però io dico, perché io devo registrare, tu con l'aeroplano devi passarmi qua di fianco alla finestra? Vabbè, comunque, in ogni caso... Non sale nessuno. E allora avanziamo, andiamo avanti. Vediamo. Abbiamo venduto Juan Jesus. Praticamente noi vendiamo Juan Jesus e quello che abbiamo speso per DHB è praticamente la sostituzione di Juan Jesus. E quindi è fantastico. Fosse così anche nella realtà, sarebbe davvero davvero un sogno. Non vogliono Condobbia qua, nessuno vuole Condobbia come nella realtà. E allora proviamo con 15 milioni di euro per Dalbert. Tutti i giocatori che sto acquistando cash, a parte Rudiger e DHB. E allora a questo punto direi che possiamo andare a mettere magari Banega e Zero. Banega che tra l'altro nella simulazione di questa carriera ha fatto una stagione strepitosa come capocannoniere dell'Inter. Non so come sia possibile, ha segnato tantissimo. Però secondo me in questo scambio alla pari poi la Roma accetterà. Vedrete che accetterà. E allora non sono interessati a lui. Intanto guadagniamo 19 milioni e 375 dai due giocatori che abbiamo venduto, Jovetic e Bakayoko. Proviamo a questo punto con 8 milioni cash, avanziamo l'offerta per DHB, dai che ci rifacciamo il look in difesa
E allora andiamo avanti. Offerta troppo bassa. Vogliono 21 milioni per Dalbert. E allora 18 milioni, avanziamo l'offerta, vediamo se riusciamo ad acquistarlo. Potrebbe potrebbe cambiare la nostra fascia di sinistra. Offerta per Miangé, un'offerta di acquisto dal Nottingham Forest, una controfferta che secondo me è valida, 1.850.000. Miangé che si è un po' perso, ed eccolo qui Rudiger che accetta, anzi la Roma accetta, perché Rudiger secondo me andrebbe all'Inter tranquillamente. Giocatore importante della prima squadra, avanziamo l'offerta, se ne va Banega per Rudiger. E allora a questo punto accetta anche il Nizza, vedo che accetta anche il Lione. E allora ragazzi, si rifà da capo questa Inter in difesa, ma naturalmente si rifarà anche negli altri ruoli. Avanziamo l'offerta e allora eccolo qui Olympique Lione, accetta 8 milioni. A questo punto aumentiamo lo stipendio, uno stipendio che è molto più alto dai 29 milioni precedenti, arriviamo a 40, scusate, dai 29.000 precedenti arriviamo a 40.000, e avanziamo questa offerta. Ragazzi, allora allenerei questi giovani. Come vi ho detto, l'episodio 2 arriverà sicuramente la settimana prossima, e vi posso anticipare che ci saranno davvero tanti acquisti. Prima di tutto andiamo a vedere Santon, che lo vuole il Sassuolo. Controfferta per lui, proviamo 7 milioni e mezzo, se riusciamo a vendere anche Santon arriviamo super giù a quasi 95 milioni, 96 quel che è. Proviamo 1.475.000 per Miangé. E allora ragazzi, io vi dico semplicemente una cosa: c'è la partita contro la Lazio da affrontare, perché l'anno precedente abbiamo vinto la Coppa Italia, c'è la Supercoppa Italia, ma questo non importa, importa il mercato. Grazie per aver visto questo episodio, spero vi sia piaciuto, vi aspetto nel prossimo episodio del canale e naturalmente nel sesto episodio di questa fantastica serie. Ciao!